competenza ma soprattutto entusiasmo. Questo ho chiesto sempre durante la campagna elettorale ai consiglieri, oggi finalmente consiglieri comunali, e questo chiedo alla squadra di governo: entusiasmo. Pompei deve uscire dal prigione che per troppi anni ha visto un attimo di titubanza in coloro che facevano politica, di incertezza, non c'era uno scollamento tra la politica e i cittadini. La squadra di governo, la giunta, ma i consiglieri, dobbiamo dialogare tantissimo con i cittadini e insieme a loro dobbiamo risolvere i problemi sono tanti. Ed ecco i settori che ho cercato di ricoprire, esperti per ogni settore, settori fondamentali, che sono le attività produttive, il turismo. Pompei è una città turistica che deve avviarsi a una legge speciale per Pompei, così come è successo già per Venezia, per Firenze, per Roma Capitale. Sindaco, due commercialisti su cinque assessori e un nome di altissimo profilo, possiamo dire fuori classe, no? Di questa giunta, che è il presidente Diego Marco. Due commercialisti e una squadra che va da lui sul tema dell'economia e spendere centellinando ogni centesimo. Infatti io ho iniziato nei primi giorni, sono appena 3-4 giorni, e ho voluto leggere le carte e la prima cosa mi chiedono: ma lei quale autista vuole, quale auto blu vuole? Ho fatto togliere tutto di mezzo, auto blu, arancione, celeste, niente, autisti, bisogna andare a lavorare altrove perché a Pompei c'è tanto da lavorare. Ho una Dacia bianca che mi servirà per arrivare, ma preferisco la bicicletta. A giorni in questo palazzo che è stato spalancato il portone ci saranno delle rastrelline. Se il politico di turno vuole la bicicletta, basta che per lui. Legalità e trasparenza sono stati i miei cavalli di battaglia, ma non è qualcosa che si mangia, deve far parte della squadra di governo scegliendo gli uomini giusti. E Diego Marmo è stato per me sempre un punto di riferimento. Quando non ero più politico ho portato avanti giornate della legalità con le scuole di Pompei, una giornata dove invitai anche l'ex presidente della Camera, e Diego Marmo di più vicino, parlando proprio degli omicidi della Camorra, dove alcuni bambini ancora non sanno i loro genitori da chi sono stati uccisi. Pompei deve essere un fiore all'occhiello, dove questa grande Pompei deve mostrare all'esterno un palazzo trasparente. Squadra completamente nuova, in attesa per certi versi, con elementi giovani e elementi più di esperienza, qualche pompeano e qualche non pompeano, ma si era scelto il criterio della competenza, se non sbaglio. Perfetto, anzi ringrazio i consiglieri di maggioranza che mi hanno dato questo fantastico mandato di continuare sulla strada del cambiamento. La politica non è lontana da questa giunta municipale, anzi grazie alla politica che abbiamo potuto curare i settori mettendo esperti, quindi efficienza, e aggiungiamo, come si è detto già da qualche ora, l'entusiasmo sia nei consiglieri ma adesso anche negli assessori, persone competenti, efficienti, ma soprattutto che lavoreremo insieme ai consiglieri.